C'è un nuovo sviluppo nella vicenda di Piazza Cittadella e stavolta potrebbe essere lo sviluppo definitivo, perché ieri l'amministrazione Tarasconi ha annunciato che il concessionario privato GPS Global Parking Solution ha presentato le garanzie bancarie per l'importo di 14,7 milioni di euro necessarie per la realizzazione del tanto atteso e discusso parcheggio interrato che qui dovrà sorgere. Lo sapete, c'è un contratto che prevede questa opera dal lontano 2012, contratto tra il privato e l'ente pubblico. Nel corso degli anni tanti ritardi, tanti cortocircuiti burocratici che hanno portato anche nell'ultimo periodo a forti tensioni. Il centrodestra ha attaccato fortemente la gestione della pratica negli ultimi mesi, ma adesso la giunta Tarasconi ha annunciato che GPS è pronta ad avviare il cantiere e il comune è pronto a consegnare l'area. Effettivamente ad oggi siamo nelle condizioni a breve di poter consegnare il cantiere, che darà ovviamente una serie di problematiche, perché un cantiere dà sempre dei problemi, però ricordiamoci che l'intento è quello di avere una bella piazza riqualificata. Una luce vista dall'amministrazione comunale, più scettica invece la minoranza, che lamenta come la commissione congiunta riguardante l'aggiornamento dell'iter del progetto di Piazza Cittadella abbia portato tanti annunci e nessun documento. L'assessore Bongiorni ha spiegato che sono arrivate le garanzie bancarie per la realizzazione del posteggio interrato di 250 posti a copertura dei 14,7 milioni di euro. Oltre a Banca del Fucino, interverrà Medio Credito Centrale del gruppo Banca del Mezzogiorno, quest'ultima partecipata al 100% da Invitalia, di proprietà del Ministero dell'Economia.